la dogana, o meglio la rete, qualcosa come 300 metri. Cioè 300 metri. Ora io non sono un, non posso dire, un visionario, ma presumo che se queste persone che hanno camminato migliaia di chilometri nel deserto, fare 300 metri per entrare in Svizzera o cercare di andare in Svizzera, andare a Lugano, perdonatemi, può diventare un problema sociale, un problema ancora ulteriore locale, può addirittura sfociare in problematiche internazionali. Ma i nostri politici hanno pensato a questo? La mia domanda, la domanda sorge spontanea, no? Ecco, allora io chiedo alla polizia zone, di nostre zone di competenza, dico: ma avete sentore che ci saranno degli aumenti per la polizia locale? No. Ok. Dopo vado alla Guardia di Finanza e dico: ma tu, che sei XY, senza fare nome e cognome, no? Tu senti che aumenteranno? No, veramente ci hanno tolto altro personale. Dico: no, scusa un attimo, cioè qua verrà una dogana internazionale, ci sarà un passaggio di X persone. Se uno non è stupido capisce che diventerà la, 20, la nuova Ventimiglia, no? Mi sembra ovvio. Allora, che cosa aspettiamo? Aspettiamo che la Svizzera si incazzi, blocchi le dogane, noi frontalieri la mattina alle 5, tutti bloccati come dei cretini che dobbiamo essere al lavoro, partiamo alle 3 di notte, ma siamo bloccati lo stesso? Cioè, e Karen si morde la coda prima di risolvere il problema. Io comincerei già a valutare magari un dispiegamento di forza a livello nazionale, spostare forza pesante. Certo. Cioè, di bloccare già, incominciamo queste cose, senza dimenticarci naturalmente delle problematiche riguardanti alle attività lucrative, senza dimenticarci dei frontalieri che vanno in Svizzera la mattina e che non hanno diritto alla maternità, senza dimenticarci la disoccupazione che hanno preso e hanno messo a bilancio 200 e passa milioni di euro fermi di frontalieri per la nostra disoccupazione che ha pagato la Svizzera. Noi abbiamo pagato la Svizzera è andata in Italia, l'Italia li ha presi e li ha messi lì. Infatti noi abbiamo diritto all'ASPI, dove se una persona guadagna 2.500-3.000 euro al mese, perché magari è un ingegnere, prende soltanto 1.000 euro di disoccupazione, però lui ne ha pagata per l'80% dei 3.000, e siamo l'unica nazione, perché anche questo io l'ho contestato ai sindacati a livello europeo, c'è una direttiva dove dice che noi dovremmo essere soggettati nello Stato dove produciamo reddito. Quindi perché lo Stato italiano mi dovrebbe tassare a me quando io produco in uno Stato estero? Io pago le tasse dove produco, non dove vivo. E i servizi me deve dare lo Stato dove io produco. Quindi la disoccupazione me la darà la Svizzera, la sanità me la può dare la Svizzera, me la vuole dare l'Italia, va benissimo, pagheremo una quota parte, discutiamone. Ma non andiamo a tout court pensare che noi frontalieri siamo milionari. Perché la gente va a lavorare oggi agli stipendi italiani. Vero, l'unica cosa che mi stupisce a me da frontaliere, ma anche da attivista, è che vedo gli stessi frontalieri sembrano che non capiscano la gravità della situazione. Cioè c'è una parte che ha capito, è abbastanza consistente, infatti voi siete un numero consistente, quindi avete anche un certo potere. Però vedo che anche tanti non li vedo interessati, sicuramente sono stati abituati che lavorando in Svizzera non si devono interessare, devono solo lavorare, però ottima forse domanda. sarebbe da cambiare. Io ho anche delle cose a dirti. Allora vedi, hanno fatto di tutto per fare questo, per fare in modo che questo avvenga. Nel 2011 c'era il modello RV, io ero uno dei folli che diceva, e abitavo in Svizzera, cioè quindi non in Italia, io abitavo in Svizzera e facevo politica tra virgolette in Italia per i frontalieri, che io naturalmente dovrei andargli contro, no? Perché io abitando in Svizzera, lavorando in Svizzera, dovevo essere contrario ai frontalieri. Invece andavo a dire: guarda che devi fare modello RV, guarda che ci sono delle problematiche, guarda che devi fare questo. E io quando facevo delle serate arrivavo sempre con 200-300 persone, così io da solo organizzavo questo, pagavo io 1.000 euro tre volte tra la sala, bigliettini, cioè, i costi che c'erano li pagavo io la mia famiglia, io mia moglie, quindi di storia non ce n'è. Non esisteva l'associazione, facevo privatamente. Devo dire che un anno si doveva pagare, l'anno dopo entrava in vigore una nuova legge, la nuova finanziaria, che non dovevi più farlo, l'anno dopo no, bisognava farlo anche retroattivo. Ecco, tutte queste cose ha messo in confusione le persone. Perdoni, se io prendo un cane e dico seduto, in piedi, seduto, in piedi, seduto, in piedi, cada un po', mi guarda e mi dice: ascolta, cosa devo fare, seduto o in piedi? Deciditi, perché certo, divento invece. Cioè,
guarda, attenzione all'extracomunitario perché ti viene e ti accoltella e ci sono problematiche. No, no, ma guarda, l'extracomunitario è una brava persona, simpatica e carina. Oh, attenzione all'extracomunitario. No, guarda che l'extracomunitario è simpatico. Ti dici, oh, ditemi, è un problema o non è un problema? Devo farlo o non devo farlo? Devo gestirmi o non devo gestirmi? A tal punto che dal 1 gennaio 2018 c'è il famoso scambio di informazioni italo-svizzero. La gente, adesso ti dico una cosina, molti italiani, molti frontalieri, molti italiani hanno un'attività in Svizzera, parrucchiere, estetista, massaggiatrici, attività. E perché non hanno soldi, non avevano potere economico, hanno preso questa attività e l'hanno aperta, si dice, nominalmente. Quindi loro sono responsabili direttamente, non hanno fatto un SA, GL o una SA, ma l'hanno fatta nominale. Dallo scambio di informazioni 2018 queste persone non sanno che loro devono pagare le tasse anche in Italia. Siccome la Svizzera non fa più parte della blacklist, ma adesso l'hanno rimessa dentro in una pseudolimbo, dovrebbero passare dai 5 anni, cioè dai 10 anni nella blacklist, a 5 anni perché era fuori dalla blacklist, adesso devi tornare ai 10 anni, retroattivi. Quindi ti faccio un esempio, se tu guadagni 2.700 euro al mese, dovrai pagare in Italia circa 7-8.000 euro all'anno di tasse. Ora, se tu hai lavorato per 5 anni, devi pagare 8.000 franchi, 8.000 euro di tasse, non le hai pagate. 5 per 8 fa 40. Queste 40.000 euro, perché appunto diventano euro, 40.000 euro di tasse, devi applicarle del 40% perché tu non ti sei autodenunciato, ma ti hanno pizzicato. Qui diventa altri 4 per 4, fa 16, altri 16.000. E arriviamo da 40, arriviamo a 56.000. Tu dovrai pagare al fisco italiano 56.000 entro 30 giorni. E siccome è nominale, se non lo fa la ditta, tu avrai una casa, avrai un immobile, cioè ce l'abbiamo tutti qui, tutti quanti col mutuo, ma ce l'abbiamo una casa qua bene o male, vuol dire che viene pignorata. Io ti devo togliere, tu mi devi pagare 40.000, come fai? Sono cavoli tuoi, mi devi dare 40.000, 50.000, 60.000, 80.000, hai capito? Cioè, e si sta parlando di 2.700 franchi al mese, per 12 mesi, non 50.000 franchi o 10.000. Tu calcola se uno ha un'attività che fattura 7-8.000 franchi, che cosa fai? Cioè, fai prima a spararti? Ti rendi irreperibile in Italia? Perché? Perché la parte svizzera, chiamata questi che fanno questi lavori, si chiamano fiduciari, conoscono perfettamente la materia, svizzera però. I nostri commercialisti conoscono la materia perfetta, conoscono veramente, sono dei precisini sulla materia italiana. Ma non ce n'è uno che parla tra Italia e la Svizzera. Certo. È come il cane con due padroni, muore di fame. Noi abbiamo questa problematica. La problematica 2018 con lo scambio di informazioni, c'è gente che c'è giù magari 200.000 o 300.000 franchi perché sono i nonni, i papà che hanno lavorato e mettevano via, sai, i des franca a volte, no, si diceva, no? Mettevano via dei soldi e tutto quanto. Hanno preso il secondo pilastro, tipo il nostro TFR, però ha detto vai, invece di spenderlo mettiamo via, no? Lo mettiamo via. Magari adesso con gli anni c'è giù 100.000 franchi, si sta parlando di 70-80.000 euro, non si parla di milioni. Quei soldi tu non li hai dichiarati, quei soldi sono evasione fiscale, per lo Stato italiano. E ti dicono, no, ma adesso per i frontalieri c'è un modo che si chiama volonté disclosure, viene capito e paghi solo il 5%. Ma se questa persona è disoccupata, tu lo sai che il tuo statuto di frontaliero non esiste più. Se tu lavori, benissimo, io ho il conto UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, dove vogliamo, che è in Svizzera. Al momento che io sono disoccupato, il mio status di frontaliero cade, decade. Il mio conto deve essere dichiarato immediatamente da fonte italiana. Ci devo fare immediatamente un esposto dicendo guarda che io ho quel conto. E se poi trovo lavoro? No, beh, se ritrovo lavoro divento ancora frontaliero. E quando non sono più frontaliero, beh, sono cavoli tuoi, figlio mio. Quindi... capisci? Sono tante problematiche. Quindi da quello che stiamo ascoltando è veramente una tematica che va affrontata ancora e non dobbiamo stare zitti, dobbiamo continuare a battere il chiodo perché da quello che sento anche adesso ci sono veramente tante problematiche. Sì, grazie. Ma figurati, grazie a te dell'invito, grazie mille, ciao, grazie.